Forte Battiato, eh? No, ve lo ricordate quando andava al Festival Bar? Perché è incredibile, al Festival Bar fa l'intellettuale criptico, no? L'ira del cinghiale bianco, gesuiti euclidei, dervisci come bonzi rotanti. Poi l'unica volta che va in Parlamento, al Parlamento europeo, a rappresentare l'istituzione a un convegno ufficiale sulla cultura, se ne esce con troie in Parlamento. Bufera su Battiato, si è indignata anche la Presidente della Camera, la Boldrini, lui si è amareggiato, ha detto che è dispiaciuto perché fra tutte le cose importanti che ha detto è rimasta solo la parola troie. Dov'è la Camera? Arri. No, Battiato, è rimasta anche in Parlamento. Cioè è rimasto troia in Parlamento, Battiato, stai sereno, è rimasto tutto. Resta il fatto che nel Paese delle Meraviglie, se dici troia in Parlamento, giustamente rischi il licenziamento. Rischi il licenziamento se lo dici, però se invece ce le porti rischi di passare per uno statista. Ma comunque, no. Comunque Battiato ora è fuori. Crocetta, il presidente della regione Sicilia, lo ha cacciato. Già che aveva la penna in mano, Crocetta ha cacciato anche Zichichi, no? Allora, scusate, la motivazione del licenziamento di Zichichi è fantastica, ma lo fate vedere. Crocetta manda a casa gli assessori big, no? Non se ne poteva più. Parlava sempre di raggi cosmici! E Zichichi gli ha risposto sempre sui giornali: mi libera, grazie, io sono impegnato nella ricerca del supermondo. Crocetta sbaglia a mandarmi via, io sono qui a Ginevra e sono impegnato nella ricerca del supermondo. Lo cerco da 10 anni e poi l'universo subnucleare. Mi date per favore la parrucca di Zichichi che è lì sul super scaffale del super retropalco. La scienza certe volte cosa le persone che hanno e questa paura della scienza, la mia carriera politica è stata più veloce di un protone dentro l'acceleratore del CERN, ecco, cos'è il CERN? Io pensate che ormai a una certa età in Sicilia ho conosciuto anche raddoppia. Sì, lo so, così io. Cosa diceva? Cosa diceva Pirandello? Uno, nessuno, 100.000 alla meno 15 elevato a potenza. Ecco, a potenza esci, fai la superstrada. Con la superstrada vai nel supermondo. Pensate che la scienza, ecco, cos'è il supermondo? Sono 10 anni, pensate che io cerco il supermondo e non lo trovo. Mi sa che era nell'altra giacca. Ecco, la scienza, grazie, la scienza, pensate la scienza che ha dato i natali ad Archimede,
questo grande persona geniale che faceva esperimenti con gli specchi, appena ne rompeva uno le navi affondavano dalla sfiga. Pensate cosa dice il primo principio di Archimede: un phon immerso in un liquido è omicidio volontario. Ecco la scienza. E pensate, questa è scienza, ecco cosa dice la scienza. Torniamo all'universo. Cosa diceva Parmenide? Parmesende. C'eravamo io, Parmenide, Fraqueva e il mal dei primiti. Cosa diceva Parmenide? E questa, sa, si sente, sa. Cosa diceva Parmenide dell'universo? Bello, ma non ci vivrei. Ecco la scienza. Pensate, Parmenide, dal macrocosmo, ecco, e queste certe volte noi pensiamo che dal macrocosmo al microcosmo, pensate, le leggi della fisica sono tutte uguali per tutti. Prendiamo i quanti. Quanti ne prendiamo? Non lo so. Siamo io, Rubbia, Benjamin, Fraco, passando. Facciamo sei, così stiamo tranquilli. Ecco, pensate ai raggi cosmici. I raggi cosmici sono bastardelli, eh? Sono composti di particelle che giungono a noi dallo spazio esterno a rubare il lavoro alle particelle terrestri. Cosa sono queste piccole particelle? Parti piccole, piccoli ruoli nei film, comparsate, che poi magari però il regista ti nota. Ecco la scienza. Sapete, nell'antichità al centro dell'universo c'era l'uomo, tutto girava intorno all'uomo, poi hanno inventato le rotatorie e da allora l'uomo gira intorno al vigile. Prendete il sole. Fatto? Con le presine si prende il sole. Prendete il sole, oppure con lo specchio. Ora che avete preso il sole siete abbronzati. Questa è scienza? No, questa è una vacanza. Crocetta! Crocetta in Sicilia è un rivoluzionario. Licenzia gli assessori inefficienti, taglia le spese e razionalizza i costi. Però attento, Crocetta, non sei il solo. Anche nelle regioni del nord il vento è cambiato. Guarda Maroni cosa si è inventato, ve lo faccio vedere. Regione, basta sconti, consiglieri paghino il caffè a prezzo pieno. Pupum, mazzata, pupum. Da oggi consiglieri lombardi pagheranno al bar del Pirellone il caffè a prezzo pieno invece che scontato. Su sua proposta si sono decaffettizzati. No, ma non so se vi rendete conto, un risparmio di 40 centesimi a caffè per 80 consiglieri fa un risparmio secco per le casse della regione pari a circa 32 euro al giorno. Bravo Maroni, pensa che risparmiando 32 euro al giorno per soli 600 anni si arriva a metter via una cifra pari a 7 milioni di euro. Vi domanderete, ma perché proprio 7 milioni di euro? Perché gli servono? Articolo. Lega PDL, la squadra di Maroni, ora vogliono dialogare con tutti. Su 14 assessori, 11 non sono eletti. Il PD costeranno 7 milioni in più. Maroni ha fatto la sua squadra su 14 assessori, 11 sono esterni al Consiglio, hanno fatto i calcoli ed è venuto fuori che rispetto alla Giunta Prima servono 7 milioni in più. Maroni, ma come si fa a spendere 7 milioni in più di formigoni? È come se il successore di Cheope, guardando la piramide, avesse detto: bello il modellino, adesso però me la fate in grande. Ma Maroni mi stupisce sempre. Sapete come me lo sono immaginato io, no? Come un Muppets. Sai che i Muppets sono quei pupazzi, c'è un uomo dentro che li sposta e li fa muovere, no? Li fa muovere ruono. No, non riesco mai a spiegarmi. Regia, me lo fate vedere per favore un esempio di pupazzo con un uomo dietro che lo muove? Scusa, mi fai vedere. Il governo conferma, sì. Conferma che questa è la posizione della Lega. Noi siamo disponibili. Ma ditemi se non sembrano dei Muppets!